Nella ricorrenza del 23 maggio, in questo momento di emergenza sanitaria che ci impedisce di incontrarci di persona, lo faccio attraverso questo messaggio. Sono Luciano Tirindelli, un poliziotto in pensione e un uomo della scorta Falcone. Qualche anno fa, insieme con un gruppo di amici e colleghi, abbiamo fondato l'associazione Quarto Savona 15, Scorta Falcone. Quarto Savona 15 era il nome in codice della scorta del magistrato Giovanni Falcone. Scorta che, insieme con il giudice e sua moglie, fu trucidata nel vile attentato di Capaci, il 23 maggio del 1992. Quell'attentato passerà poi alla storia come il più feroce, terroristico e spietato che l'Italia conobbe dal dopoguerra in poi. Quel sabato pomeriggio di 28 anni fa, io dovevo essere lì. Sarei dovuto essere alla guida di una delle due macchine. Invece, per una serie di circostanze, il mio turno di servizio fu assegnato al mio collega Antonio Montinaro, un padre di famiglia, un amico. Lo stato d'animo di noi della scorta nei giorni successivi alla strage era di sconfitta. Quanto a me ero vivo, ma quello era il mio turno di servizio e quell'ammasso di lamiere contorte, la mia macchina. Sembrava impossibile accettare la realtà. In questi lunghi anni siamo stati costretti a subire l'assordante silenzio da parte di chi avrebbe dovuto accertare le responsabilità, i mandanti, gli esecutori. Siamo ancora in attesa della verità. Che pretendiamo? Che le persone per bene pretendono, senza paura di verità scomode. Perché sappiamo che tirando il filo, tutto è riconducibile alle stesse motivazioni: soldi, politica, potere. Il tempo non è riuscito a rimarginare questa ferita. Trascorrendo i giorni, i mesi, gli anni, mi sono chiesto cosa avrei potuto fare per rendere onore e gratitudine a questi uomini, a queste donne, a questi eroi, ai colleghi e ai tanti innocenti caduti nella lotta alla mafia. Avevo e ho solo una scelta: mantenere vivo il loro ricordo e lottare perché il loro sacrificio non sia stato vano. Facciamo informazione, pretendendo la verità, diffondendo i valori e i principi della legalità, sostenendo l'attività dei magistrati inquirenti, valorizzando l'operato degli investigatori. Tutti hanno risposto con entusiasmo e hanno aderito all'iniziativa, dal sindacato autonomo di polizia alle amministrazioni comunali che ci invitano. I magistrati, i giornalisti, le associazioni, gli istituti scolastici, la società civile, che promuovono e partecipano ai nostri convegni. Voglio ringraziare tutti voi che dimostrate sensibilità e voglia di capire cosa successe realmente in quegli anni. I nostri principali interlocutori devono essere i giovani e rivolgendoci a loro non possiamo limitarci a fare delle sterili commemorazioni, delle ricostruzioni plastiche della memoria. I giovani non possono ricordare quei tragici eventi perché non li hanno vissuti. Il nostro ringraziamento, mio personale e dei capi scorta Giuseppe San Marco e Francesco Vellutini, del collega Anselmo Lopresti, in pensione come me, di Carlo e Giuseppe, che sono ancora in servizio, va ai collaboratori tutti. E al direttivo di questa associazione e a tutte quelle persone che si adoperano per far sì che il nostro impegno vada a buon fine. Oggi, con la pandemia che ci affligge, potrei paradossalmente dire che la mafia è un virus che infetta il corpo della nazione, come il Covid-19 contagia un corpo umano. Il virus, come la mafia, sottovaluta la forza delle persone, la determinazione della collettività, che vuole vivere serenamente e pacificamente. Entrambi, virus e mafia, si indeboliscono quando la moltitudine si compatta. Da un lato la ricerca, dall'altro la solidarietà dei cittadini. Più la ricerca civile è coesa nella legge, e maggiore sarà il livello di libertà e benessere comune. Con la nostra testimonianza, raccontiamo le battaglie che hanno intrapreso i giudici ed i nostri colleghi, le difficoltà che vissero, i boicottaggi, le vittorie e le sconfitte, i sogni e gli incubi che segnarono le pagine della nostra nazione.
Non so se il processo è stato mafia, ancora in corso un appello. Potrà essere sufficiente a chiarire come sono andate certe cose in quegli anni. Ma la magistratura può arrivare solo fino a un certo punto, oltre al quale è necessaria che vi sia la fine dell'omertà della politica. Quindi, la fine dell'omertà di una parte dello Stato. Perché un'aula di giustizia non è abbastanza grande da poter contenere il dolore creato con la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e tutte le vittime del terrorismo mafioso.